Allora, questa sera abbiamo due ospiti molto graditi a Starbucks, innanzitutto un amico di vecchia data, è come infatti Gennaro Sorrentino. Ciao Jenny, Ciao Lello, ciao Gio. storico pilota di motocross che, insomma, sono 30 anni di motocross, dicevi prima. Circa. Caspita, 30 anni di 30 motocross, anni circa di gare, eh? In sì. Campania ce ne sono parecchi che festeggiano più di 30 anni e 30 anni di motocross, li salutiamo tutti, tanto ci seguono. E con Jenny questa sera c'è Paola Sales. Ciao Paola, Ciao, ciao a tutti. compagna di Jenny e anche colei che lo aiuta un po' in questa attività, in questa Sì. avventura che avete creato, è appunto a scuola di cross e minicross, Sì, giusto? sì, sì. Allora, com'è nata questa idea? Da chi è nata? Ma Insieme? sicuramente per passione, trasmettere la passione è una cosa che gratifica tantissimo. E veder crescere i bambini, anche quelli un po' più grandicelli, nello sport che fai da tanti anni è Gratificante. molto, Sì, molto bello. ancora Noi abbiamo creato insieme questa scuola, Paola mi aiuta tanto. in tempo. Io ti ho visto all'opera, sei bravo come istruttore. Grazie. Nella gestione dell'ospitality, poi magari ne parlerà lei. Io sono molto fiero del lavoro che sto facendo, sono molto contento perché lavoro molto soprattutto sulla psicologia dei ragazzi, che è fondamentale per la crescita in uno sport molto duro come il motocross. Soprattutto con i bambini, perché poi là devi fare un percorso anche di educatore, quindi poi Sì. istruttore, sono piccoli. Infatti mi rendo conto oggi di essere un punto di riferimento per molti bimbi, ai quali do molta sicurezza in pista e anche fuori, ed è molto Ed è bello. importante. Prima del fuori onda, insomma, mi è sembrato di capire che tutta questa avventura è partita anche un po' dalla volontà di Paola, Sì, che poi si è sì, messo sì. insieme un po' di pezzi alla Sì, fine. perché ho seguito molto lui e la sua passione. E per gioco gli ho creato una pagina su Facebook dove abbiamo riscontrato un buon successo, abbiamo avuto risposte da tutta Italia e così è cominciata questa storia ed è andata avanti. Adesso abbiamo parecchi bambini, ragazzi che ci seguono. Lui va d'accordo con i bambini perché è Ah. molto Peter Pan, quindi Beh, sì, infatti sì. ha questo bimbo in sé molto vivo Ma a e proposito quindi. di bimbi, Come ogni motociclista. infatti, datevi da fare, magari, Ci stiamo Jenny, lavorando, ci stiamo lavorateci, sì, È andiamo. bravo nel motocross, però in altro è un po' più Ah, lento. cioè, questa, mamma mia, stasera dove andiamo a Ma diciamo finire? che, Lele, tu mi conosci da parecchio tempo, Guarda, non è sai che poi. nessuno si è mai lamentato, Devo dire la verità. forse qualcuno si è lamentato col motocross, ma per il resto. Dio no, perché sta qua, do idea, insomma, lui ha avuto sempre il suo successo, Vabbè, e tu che eh? ne sai? Del motocross Lo stiamo so, parlando. Stiamo lo parlando sempre di motocross. so. No, non solo di Vabbè, motocross. andiamo Comunque, volevo avanti. dire, tu che hai, insomma, forse anche a te può interessare una cosa del No, genere, assolutamente no, no? grazie. Sì, No, ma mi dispiace, noi abbiamo infatti avuto nella l'ho scuola anche fatto. Anche i ragazze con le ragazzi. pit bike che si sono Sì. Le cimentate. pit bike mi stanno incuriosendo molto. Ma mi serve Allora, iscrizione l'asfalto. gratis per Giovanna, va bene? Iscritta. Sicuramente. Vabbè, come si sa, come si dice, dietro un grande uomo c'è sempre una grande Ah, donna. stasera siamo proprio sul femminismo Ma questo andante. sicuramente. È vero, lo so. È vero, sono molto contento di Paola, mi aiuta tanto ed è veramente perno principale. Dillo, dillo, lo puoi Dillo. dire, È principale. Speriamo, forza. fondamentale nelle gare, fuori delle gare. Queste lezioni dove si svolgono, se volessi Noi venire? praticamente facciamo lezione sulle piste dove poi andremo a gareggiare, quindi tutte le piste della Campania e non solo, perché comunque abbiamo piste molto più grandi nel Lazio, in Abruzzo. Per la crescita dei bimbi, dei ragazzi, serve spostarsi continuamente. Ma quali sono le nozioni principali? Cioè, che cosa si dice a un bimbo all'inizio proprio del corso, come l'approccio? All'inizio si cerca di insegnargli a non cadere, che Ecco, quello per me è sarebbe fondamentale. No. Poi gli si fa capire che è un gioco, quindi è importante che loro capiscano che essendo un gioco bisogna divertirsi, non bisogna mai mettergli pressione, bisogna essergli sempre vicino, dargli sicurezza, anche quando loro cadono o sbagliano, perché veramente si potrebbero danneggiare,
con una parola di troppo. Certo, è chiaro, è chiaro. Soprattutto perché poi i bambini hanno questa cosa della, come dire, della delusione, cioè sì, magari hanno paura di deludere, quindi si innesca un meccanismo. Insomma, bisogna anche essere un po' psicologi. Non tutti l'hanno capito questa cosa, perché è molto facile trasmettere delle nozioni tecniche. Molti trascurano questo lato che è fondamentale per il pilota. Chiaro. Però è bello perché in campagna ci sono scuole di calcio a morire. E invece questo è uno sport comunque, nonostante ci sia il fango di mezzo, molto più pulito, genuino. Sì, più genuino, esatto. Il calcio è per tutti, il motocross è per i coraggiosi. È vero, bravo. È vero? È verissima sta cosa. Per i coraggiosi. Come la calcio, basket, non è, e baseball non richiedono tutti una palla sola, il motociclismo ne richiede. Ah, questa neanche la sapevo. Complimenti alle due ragazze. Siamo proprio. La pagina di Facebook come si chiama, Paola? Wild Bull Motocross School. Vabbè, la state vedendo in sovraimpressione, quindi potete contattarli direttamente. Però io voglio insomma ricordare un po' quello che è la gloria, la carriera di Jenny Sorrentino, che in Campania è conosciutissimo, ma anche insomma in Italia, perché tu anche, sei stato in anche giro fuori, sì. Sì, perché comunque gli anni passati abbiamo corso per diversi anni l'italiano, Super Mare Cross, che ci ha portato spesso nel sud Italia, e attraverso i trofei Kawasaki e KTM. Abbiamo amici in tutta Italia, sì, non solo nelle regioni limitrofe. Questo poi, il motocross è uno sport particolarmente che unisce, perché insomma, sì, è una famiglia, sì, siamo crea questo, come se si formasse una carovana che si sposta di domenica in domenica su tutte le piste d'Italia, del centro. Poi diventa tutto un campeggio. Sì, sì. Oramai tutti coi camper. Prima eravamo attrezzati con i carrellini, dormivamo sotto le moto, adesso tutti camperizzati. Però io spero un po' che questo sport almeno mantenga la dimensione che ha, e non vada, perché noi anche a livello regionale stiamo vedendo per esempio che il supermoto sta cominciando un po' a elevarsi i costi, la moto da 30.000 euro, insomma. Sì. Tu pensi il motocross a livello almeno in campagna possa un po' rimanere? Nel motocross ancora la differenza la fa il pilota. È vero che si spendono anche qui soldi, però l'80% ancora è il pilota a fare la differenza. Per cui diciamo che su una moto attuale basta cambiare la marmitta per guadagnare già diversi cavalli, per cui voglio dire non serve spendere oltre. La cosa importante sulle moto a cross sono le sospensioni. Infatti io colgo l'occasione per salutare uno dei nostri sponsor, Paolo Ciocioni di Roma, che tiene appunto le nostre moto. È la puntata, ma io so che voi ci tenevate insomma a salutare le aziende, sì, un po' gli sponsor che vi aiutano. Tanto sono curioso insomma di sapere chi lo sponsor principale è Fashion Bike di Tony Cerbone. Salutiamo Tony. Lo salutiamo. E poi il nostro meccanico Ciro Fuscarini. Ah, Ciro Fuscarini. Nonché il nostro tecnico delle sospensioni Paolo Ciccioni di Roma. Che abbiamo ricordato anche prima. Bene, io abbiamo finito. Bisogna trovarne altri. Vabbè, è aperta insomma la situazione, altri sponsor, quindi fatevi avanti. Fatevi avanti, aiutate a sostenere Jenny, Paola e la loro scuola di motocross, ma anche sì, insomma, attraverso loro anche i ragazzi che poi praticano queste lezioni, così come tutto il mondo del motociclismo locale in Campania ha bisogno insomma di una mano. Lo so che il momento insomma è difficile, però sappiate che questi sport, quelli del motociclismo, aiutano tantissimo i ragazzi, anche quelli magari un po' più disagiati, a insomma stare via dalle strade, perché poi con le strade ci si fa male, in strada ci si fa male con le moto. Invece se si praticano sport sicuri negli impianti si sfoga la passione e siamo tutti più sereni. Ma sicuramente. Ti d'accordo con me? Sì, sì. Forza. Quest'anno ci vai con la moto? No, io per strada evito, la trovo pericolosa, mentre in pista abbiamo le nostre protezioni, i rischi sono calcolati, i ragazzi, quelli che frequentano i corsi, sono preparati e quindi il rischio sicuramente è minore. È bello perché la gente sta vedendo tutta la puntata, te che fai salti, e poi sono stata pericolosa. Mettete il casco. Quando sto scalmanato, lo fa un po' che poi è giusto che sia così.